Come servizio pari opportunità della provincia, che è un servizio, funzione fondamentale peraltro dell'ente provincia e che è deputato a effettuare un controllo sui fenomeni discriminatori non solo in ambito occupazionale ma un po' in tutti gli ambiti, abbiamo ovviamente raccolto questa iniziativa fortemente voluta dalla consigliera di parità Beta Costantini e svolta in collaborazione con l'Università di Teramo, con la professoressa Vardanega, che è un'esperta sociologa e statistica, che ovviamente ha predisposto il questionario. L'idea di realizzare questo monitoraggio donne Covid-19 serve proprio a vedere come il Covid ha impattato sulla condizione femminile. Ci sono già una serie di indicatori che rilevano come in realtà proprio nell'universo femminile si possa parlare di recessione a causa della pandemia, che ha evidenziato i punti fragili che già erano noti e presenti, appunto dal divario salariale, dalla perdita dei posti di lavoro. Lasciamo stare la parte della violenza domestica, che è un dato ormai certo che purtroppo abbiamo e che è aumentato. E quindi l'iniziativa, che peraltro abbiamo svolto sul territorio provinciale anche grazie alla collaborazione delle comunità montane, degli ambiti sociali, dei centri impiego, delle associazioni di categoria, insomma delle parti sociali che unanimemente ci hanno fornito disponibilità, cercheremo di realizzare questa indagine a tappeto per avere dei dati da elaborare, grazie appunto alla professionalità della professoressa Vardanega, per individuare quali sono le azioni positive da porre in essere per garantire quello che deve essere un contesto più equo, più giusto, più dignitoso e più rispettoso dei diritti di tutti.